stampa. Io rappresento un po' la comunità, quindi da parte dei sacerdoti, della comunità di tutti quanti, vi esprimiamo il nostro benvenuto a questo momento. E sono qui per presentare la realizzazione del monumento a Don Sante Perna, che è stato il fondatore di questa casa, che inizialmente veniva chiamata Casa Orfani Sacro Cuore. L'idea di immortalare nel tempo la figura di Don Sante è stata sempre presente nell'associazione degli ex allievi ed anche nei sacerdoti che si sono succeduti in questa comunità. Quindi non è qualcosa che è spuntato questo momento all'altro, ma era come un seme, è stato un seme che è stato sempre, diciamo, coltivato, magari più o meno nel tempo, con fasi alterne, però alla fine ha avuto il suo sviluppo e si è realizzato in questi ultimi anni. Quindi possiamo dire che c'è stata una presa di coscienza da parte di tutti gli ex allievi, dei sacerdoti, che hanno spinto, diciamo, l'associazione a prendere sul serio l'iniziativa. E quindi allora da un'idea è nato un progetto, e da un progetto è nato poi si è concretizzato nella statua di Don Sante Perna, che sarà ubicato in Fasano, in Piazza della Vittoria, domenica prossima, dove la Santa Messa il Vescovo e il Sindaco, l'autorità di Fasano, daranno e scopriranno, diciamo, questo monumento che rimarrà, diciamo, a memoria della figura di Don Sante, del bene che ha fatto, delle opere che ha compiuto qui a Fasano. Quindi anche dopo di noi questo monumento sarà un'indicazione per tutti quelli che potranno sapere, conoscere, diciamo, qualcosa di questo, chiamiamolo, santo uomo di Dio. Santo uomo di Dio. Chi l'ha fatto questo monumento? È stato scelto da sempre dall'associazione uno scultore che abita ad Alberobello. Un certo si chiama Valentino Palmisano. Hai presente? Non me ne ricordo. E quindi è stato scelto lui e lo ha realizzato, ha messo, diciamo, ha impresso nella pietra la figura così come l'ha concepita lui di Don Sante Perna. Crediamo che sia stata veramente una bella cosa e quindi lui ce l'ha messa tutta perché veramente rimanga una bell'opera anche nel tempo futuro. Quindi dobbiamo dire grazie a lui, si è preso l'impegno e ci ha fatto un'opera. Se sia un'opera d'arte lo dirà il tempo, no? Lo dirà il tempo. In ogni modo lo sforzo, diciamo, l'inventiva, la fantasia, la creatività l'ha messa tutta a servizio di questo, diciamo, di questo progetto e pensiamo che sarà veramente una cosa molto fatta veramente bene. Beh, io vi devo presentare, non devo parlare tanto, quindi parlerà poi Franco che vi parlerà di Don Sante e poi Bruno che vi parlerà poi dello sviluppo dell'opera che Don Sante ha iniziato e che poi ha affidato all'opera Don Quanella e che voi oggi potete ammirare ancora qui nella struttura di Don Sante. Allora, però prima di dare la parola a Franco, io voglio richiamare un po' così l'assenza, farvi notare l'assenza del presidente dell'associazione, cioè di Nunzio Scheda. Quello è il presidente dell'associazione. Da quando venne a passare, da un po' di anni in poi, è stato sempre lui. E lui rimane ancora come figura veramente emblematica degli ex allievi, un rappresentante autentico, uno di quelli veramente i primi orfani che Don Sante ha ricevuto, accolto in questa casa. Lui, poi Franco ed altri che non conosco tanto bene. Quindi allora un ricordo, perché se non c'è
per motivi di salute, lo consideriamo sempre presente in mezzo a noi e auguriamo a Nunzio di riprendersi, di star bene, e auguriamo di tornare presto alle sue consuete occupazioni e trovarla ancora, e diciamo, attivo nell'associazione. Adesso quindi ascolteremo Franco, quelle che lui ha preparate per voi. Grazie. E continuando i discorsi di Don Giuseppe, naturalmente vi parlerò molto in breve della vita di Don Santi che io stesso ho scritto 10 anni fa, 1992. Da Ignazio Perna e da Antonio Guarini il 28 dicembre, quasi questi tempi qua, 1879, alle ore 15 pomeridiane, nasce Giuseppe Sante. Egli sarà il quarto d'una nidiade di 19 figli, molti dei quali morirono in tenera età, opera spagnola, influenze contagiose con serie complicazioni broncopolmonari. Quindi fu il sesto di 19 figli. Il piccolo Giuseppe Sante trovò un ambiente familiare accogliente, dignitoso, soprattutto cristiano. Ebbe un carattere docile, ma allo stesso tempo inflessibile, un po' caparbio, puntiglioso. Qualità queste che gli permetteranno di realizzare nel futuro opere meravigliose. Frequentò con ottimo profitto le scuole elementari e nel contempo, anche se era piccolo, aiutava il padre maestro muratore. Frequentava con assiduità il catechismo. Il Signore che vuole per sé il primo e puro profumo dei suoi fiori fece sentire nel cuore di Giuseppe la sua chiamata. Un giorno, allegro e soprattutto deciso, disse con grande serietà ai suoi genitori: mi vuoi far prete? A bruciapelo disse: mi vuoi far prete? Mamma Antonietta si sentì allargare il cuore, mentre papà Ignazio rimase sì contento, ma pensieroso, perché erano tempi molto tristi e difficili. Il lavoro scarseggiava giorno per giorno. Siamo ai tempi lo stessi di adesso. I fratelli Giuseppe, aveva un altro fratello che si chiamava come lui, però la mamma lo vuole chiamare Giuseppe Sante, perché questo Giuseppe, fratello, era molto buono. Allora, i fratelli Giuseppe e Nicole, venuti a conoscenza della vocazione di Sante e consapevoli del disagio in cui viveva la loro famiglia, decisero, pur di aiutarlo, di emigrare in America in cerca di un lavoro duraturo e proficuo. Nell'ottobre 1894 Giuseppe Sante entrò nel seminario minore di Taranto. La pietà del giovane seminarista fu da tutti notata. I fratelli mantennero la loro promessa e dalla lontana America inviavano denaro sufficiente per sostenere in seminario il fratello. Il seminario era d'esempio per tutti, era molto intelligente e di questo non si avvantava mai, anzi, con piacere ed amore aiutava i compagni in difficoltà. Giuseppe, con grande fervore ed umiltà, si preparava ad assumersi tutte le responsabilità battesimali, diventare strumento vivo di Cristo, sacerdote in eterno. Il 20 dicembre 1902, a solo 23 anni venne ordinato sacerdote della cattedrale di Monopoli da Sua Eccellenza Monsignor Francesco di Costanzo. Da quel giorno l'uomo non fu più l'uomo comune, perché nelle sue mani, unte del Santo Crisma, era sceso il corpo glorioso di Cristo e la sua carne era diventata carne sacrificale. Giuseppe Sante, d'ora in poi, lo chiameranno semplicemente Don Sante, per la sua umiltà e povertà, ma per mamma Antonietta sarà sempre il mio Santillo. La sua intelligenza e la sua volontà le impegnavano fino all'impossibile. Nel 1903, ancora novello sacerdote, fu nominato cappellano di Coccolicchio,
una piccola e ameno borgata di Fasano. Don Sandro, uomo sagace, vero pastore del pecorello a lui affidate, uomo di grande fede e di bontà inesauribile verso i bisognosi, pensò ed ideò subito di costruire una chiesa accogliente in cima alla borgata. Non c'era una chiesa a Cocoligi, la gente andava su la strada, c'era una piccola cappella, e siccome quando pioveva era difficoltoso scendere, allora lui ideò di costruire questa chiesa. Con l'obolo, ma soprattutto con la fede di tutti gli abitanti di Cocoligio, in quasi 4 anni fu costruita la chiesa ed il 1906 fu consacrata e aperta al pubblico. Per circa 30 anni fu cappellano della borgata di Cocoligio. Il 24 gennaio 1933 Don Sandro venne nominato dal vescovo economo della parrocchia di Sant'Antonio Abate ed il 15 maggio 1934, morto Don Donato di Ceglio, fu nominato parroco. Il pio sacerdote continuò i lavori di ingrandimento della chiesa di Sant'Antonio, riuscì a pagare i debiti che il suo antecessore non ebbe tempo di pagare perché è passato a nuova vita. Intanto, con Don Antonio Le Grottaglie fondarono una sezione di azione cattolica, detto Aldo Marcozzi, la biblioteca San Giovanni Battista, ed inoltre gratuitamente insegnavano a tanti giovani a leggere e a scrivere. Il giovane parroco ben presto fu amato dai suoi parrocchiani, l'eroe della carità divenne l'apostolo evangelico che va a trovare gli ultimi, gli abbandonati, i dimenticati della società, portando ad essi il messaggio della speranza. Trattava tutto ugualmente, ma la sua debolezza erano i bambini e si addolorava immensamente quando li vedeva ammalati, affamati, disordinati e pieni di piaghe. Passava molte ore racchiuse nel suo alto e disadorno confessionale, consigliando e benedicendo. Quando lo coglievano momenti di sconforto, correva ai piedi dell'altare del cuore di Gesù e quivi ritrovava la gioia abbondante per dissipare tutte le sue amarezze e afflizioni di spirito. Ma da molti anni nutriva nel suo cuore l'idea di costruire una casa per tanti bambini, orbati innanzitempo dall'amore di papà e di mamma. Ancora cappellano di Cocoligio, il 15 gennaio 1932 acquistò con atto pubblico il serro di Matarano, si chiamava il serro di Matarano questo qui, e fece questa preghiera: O cuore di Gesù, fammi vedere una casa per orfani. Io, fin d'ora, ti scelgo titolare e protettore di essa. Tu compirai in questa futura casa la salvezza delle piccole creature che vi dimoreranno. E se a te piacerà, anche la salvezza dell'anima mia. Ecco come nacque l'idea a Don Sandro di costruire la casa del Salvatore. Così racconta lui stesso. Un giorno fu chiamato al capezzale di un moribondo. La moglie, inginocchiata presso la sponda del letto, singhiozzava desolatamente, mentre una migliaia di piccoli innocenti, ignari della grave sciagura che loro sovrastava, facevano corona al letto del morente genitore. Era una scena che toccava il cuore. Ad un tratto, i languenti sguardi del moribondo si fissarono su di me e con voce straziante lentamente mi disse: Don Sandro, io muoio, faccio la volontà di Dio, ma quello che più mi tormenta e mi strazia è il pensiero della sorte dei miei figli, sono senza pane, abbandonati. Il morente guardò il crocifisso, guardò i figli e poi si spense volando in cielo a perorare il trono dell'Altissimo, la causa degli orfani. Con gli occhi pieni di lacrime e col cuore affranto abbandonai quella casa in via Bruni, mentre attraversavo la piazzetta vicina dove ora esposta l'immagine del Sacro Cuore, detto largo del cuore di Gesù, sentì potente nel mio cuore: orfano, tu sarai l'aiuto. Orfano, tu eri salutore, tu sarai l'aiuto dell'orfano. Lui l'aveva scritto così.
ho dovuto leggere perfettamente il suo parere. Da quel momento non visse per la realizzazione del voto di un orfanotrofio maschile che raccogliesse tanti poveri bambini, orfani e abbandonati. Il pio sacerdote non disdegnò perciò di mettere mano a quel poco di suo che aveva ed esaurirlo e poi stende la mano senza vergognarsi a chiedere agli altri, perché chiedeva per una giusta causa. Ti dava lui, era sicuro di mettere qualcosa al posto giusto, di mettere i suoi sacrifici di ordine economico in buone mani, perché ne vedeva i frutti, frutti che tornavano a vantaggio di tutti e di ciascuno. La città di Fasano, che si arricchiva di una chiesa più bella, Fasano che si arricchiva di una nuova grande istituzione, non solo cittadini, ma anche provinciale e regionale. Don Sandro, per realizzare il suo ideale, incontrò sul suo cammino molte spine, ma tra le quali non mancò la rosa che ogni giorno il cuore di Gesù gli regalava. Chissà quante scale ha dovuto salire e scendere per l'approvazione da parte degli uffici competenti. Ed opere come quelle, che in quei tempi potevano sembrare solo utopie, eppure a forza di battere egli riusciva a vincere le mille difficoltà che si frapponeva, poiché oltretutto è vero che fidava dell'aiuto di Dio, e non poco. Aveva una testa dura come la pietra con la quale edificava le sue opere, sicuro di giungere alla fine di ciò che pazientemente iniziava. Don Sante decise di mettere la prima pietra. Il 16 maggio 1932, lunedì dopo la solenne Pentecoste, Don Sante benedisse la posa della prima pietra e lui così disse: la prima pietra è stata benedetta da me sacerdote, l'ultimo dei servi di Gesù, che consacra se stesso per i fanciulli poveri. Il 12 dicembre del 1933, i costruttori ultimarono la costruzione del piano terra, mentre la chiesa dedicata al Sacro Cuore e alla Madonna di Pompei fu ultimata il 10 gennaio del 1934. L'8 giugno del 1934, Don Sante apre le porte della sua casa. Furono ricoverati 13 orfani di Fasano, divenuti subito 14 con l'entrata del sottoscritto. Eravamo 14 orfani di padre o di madre e alcuni anche di tutti e due i genitori. Il piano terra era il nostro campo di battaglia, poiché il piano superiore non era ancora ultimato. La veglia del mattino era alle 7. Dopo una colazione di pochissimo pane e carrube si andava a lavorare nel trasportare pietre per costruire pareti e con la calderina terriccio per riempire i vuoti del sottostante suolo della casa. Io a quell'epoca avevo 4 anni e qualche cosa. No, 4 anni, perché io sono nato nel 29, avevo 4 anni e qualche cosa. Il quattordicesimo, 4 anni, che con gli altri erano un pochettino più grandi di me, non ciascuno aveva 7-8 anni, si lavorava dalle 7 la mattina per riempire i vuoti che qui c'erano. Dopo una colazione di pochissimo pane e carrubo si andava a lavorare nel trasportare pietre per costruire pareti e con calderino terriccio per riempire i vuoti del sottostante sopra della casa. Si lavorava fino a mezzogiorno. Il paretario maestro Ciccio, alias Chiangaredda, al momento della resa dell'angelo ci faceva smettere di lavorare tutti in ginocchio sul terriccio, si pregava. Nel pomeriggio giungeva da Cocolicchio la signora Paola Vanelli e il giovane Marcello Marcellino. La signora Paola era una mamma per noi e veniva spesso a trovarci portando ogni bene come ceci fritti, carrube e persino qualche tozzo di pane. Si tratteneva con noi fino a tarda sera, lavando a mano e rattoppando i nostri domenici, mentre Marcellino, dalle rose guance e dal sorriso innocente, stracarico di frutta, di taralli, fichi, carrube, caramelle,
si tratteneva tutto il pomeriggio riparando le nostre scarpe che ridevano da tutte le parti. Inoltre da Fasano venivano a piedi gli insegnanti Giovanni Battista Monopoli, Luciano Pignatelli, Francesco De Leonardis, Olga Gatti Piccinini, Ida La Neve, Tommaso Ferrara, per offrire agli orfani qualche ora di scuola. A tutte queste persone giunge il mio ringraziamento, unito a quello di tutti gli ex orfani dell'istituto con infinita riconoscenza. Don Sante, non potendo più da solo assistere gli orfani e per gli impegni parrocchiali e per la sua salute precaria, cominciò a fare domande ai vari enti religiosi per affidare la sua opera. Tutte le risposte furono negative. Allora si rivolse al suo vescovo di Monopoli, Monsignor Antonio Meloni, per avere un consiglio. Il vescovo, conoscendo l'opera Don Gualello, lo convinse di andare a Roma con una lettera di sua raccomandazione. I guanelliani accettarono la proposta di Don Sante e nel luglio 1937 giungevano a Pesaro i primi guanelliani, Don Mario Vessè ed il chierico Vito Zolini, che era pugliese di Putignano. Intanto Don Sante, ammalato, si era ritirato nella sua casa orfani e nel suo letto di dolore disse: «Orfa, offro le mie pene, la mia vita per le anime della borgata di Cocolicchio, mio primo fiore di zelo sacerdotale, per un trentenne, per l'istituto Ciaia, giardino profumato, per tutte le anime di Fasano, specialmente per quella della parrocchia di Sant'Antonio e per questa casa orfani, erette per l'aiuto agli orfani e per il trionfo del Salvatore». Il 15 ottobre, alle ore 12:20, Don Sante morì, lasciando nel dolore e nella tristezza tutti quelli che lo conobbero, lo amavano e lo stimavano. Ora il suo corpo giace in questa casa accanto alla Madonna di Pompei per continuare il suo sonno di pace. Io, sospinto da un profondo desiderio di conoscenza per essere stato uno dei primi orfani di questa casa, mi sono adoperato con la collaborazione dei sacerdoti presenti in questa comunità di far conoscere la biografia di Don Sante per quelle che era che ha fatto. È l'inizio di una luminosa strada aperta che spero altri vorranno continuare ad ampliare, perché nulla vada dimenticato. La vita è il luogo di un santo uomo in Dio. In ultimo voglio ringraziare il nuovo consiglio, gli ex allievi ed amici e soprattutto, fatemelo dire in parentesi, il signor Nino Bianco, che con grande abnegazione e coraggio ha raccolto offerte per realizzare un monumento a Don Sante affinché tutti i fasanesi e frazioni vicine ricorderanno l'uomo, il prete, il cittadino che seppe dare a Dio quello che è di Dio. Grazie. Adesso vogliamo sentire Bruno che ci faccia fare un cammino che da Don Sante possa arrivare ai nostri giorni. In questi anni l'opera Don Quadella si è adoperata in questa casa, quindi ha portato avanti il messaggio e ha realizzato anche il suo carisma guadagliano, cioè che anche noi, anche l'opera Don Panella, si occupa dei piccoli, dei poveri, degli abbandonati. Quindi vediamoli, seguiamo un po' il cammino. Allora, il cammino, sì, è stato lungo, in ogni caso cercherò di essere il più possibile sintetico. Diciamo che possiamo guardare questo percorso dal punto di vista dei bisogni, del cambiamento dei bisogni nel corso degli anni, cioè dai tempi di Sante, dei primi guanelliani, sino ad oggi. I bisogni dell'epoca in parte sono già stati illustrati da Marco Buzzerio, erano bisogni determinati soprattutto dal fatto che i bambini, a causa della guerra soprattutto, restavano orfani di uno o di entrambi i genitori.
Nel corso degli anni questa struttura, questa casa ha accolto, ha continuato ad accogliere orfani, però sin dagli anni 60 le cose sono cominciate a cambiare perché diciamo, dal punto di vista storico in Italia l'assistenza ai minori è stata, diciamo, orientata non più a necessità così estreme quali per esempio la mancanza dei genitori, ma soprattutto legata a esigenze quali la povertà e la necessità di istruire tanti minori che altrimenti non avrebbero potuto essere istruiti. È un caso, voglio dire, il caso appena di citare che per esempio molti ex allievi di Fasano sono stati qui perché abitavano nelle campagne, all'epoca era complicato poi raggiungere un centro per frequentare la scuola, allora qui era garantito non solo un alloggio, non solo il vitto, non solo una buona educazione, ma comunque un'educazione orientata in un certo modo, ma era garantita soprattutto l'istruzione, tant'è che molti degli ex allievi che di quelle generazioni, parliamo degli anni 50, degli anni 60, in parte immagino anche prima, sono oggi insegnanti, professionisti, persone che hanno fatto una strada nella società, avvantaggiati dal fatto che hanno potuto studiare qui, fare le scuole elementari e poi ovviamente poi la scuola media quando c'è stata. Perché? Perché negli anni 60 e negli anni 50 la scuola era qui, era proprio in questa stessa sede e lo è stato sede di scuola scolastica, è stato un plesso scolastico fino alla metà degli anni 80, grosso modo. Nella seconda metà degli anni 80, un po' per il calo demografico, un po' per la contrazione stessa delle scuole, è scomparso il plesso del Sacro Cuore, così come sono scomparsi altri pressi periferici, tipo quello di Cocoricchio, per citarne solo uno. Ora, nel tempo, pertanto, non più solo bambini poveri, non più solo bambini bisognosi di istruzione, ma un po' alla volta bambini che presentavano quello che oggi potremmo chiamare dei rischi sociali, cioè se fossero stati lasciati a se stessi sul loro territorio d'origine non avrebbero probabilmente avuto la possibilità di studiare, di andare a scuola e di essere impiegati in un'attività lavorativa. Questo fino agli anni 70 e gran parte degli anni 80. Nel 1996 una ricerca dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, che si occupa istituzionalmente di minori, di problematiche sociali riguardanti i minorenni, aveva contato in Italia la presenza di 15.000 bambini in istituto. Cioè nel 1996 c'erano ancora negli istituti 15.000 bambini in Italia. Ed è un dato che comunque fa riflettere, ma se pensiamo che negli anni 70 i bambini che stavano negli istituti erano 200.000, per cui c'è stato un calo non indifferente. A cosa è stato dovuto allora questo calo? In parte alle migliorate condizioni economiche e sociali generali dell'Italia. L'Italia di oggi ovviamente non è l'Italia degli anni 50, per cui un aumento di ricchezza complessivo, in parte dovuto all'obbligo scolastico, all'istruzione obbligatoria, in parte dovuto al fatto che negli anni 70 non erano ancora in vigore leggi quali oggi sono ben presenti e ben attive che tutelano il minore, tutelano i bambini e gli adolescenti. Diciamo che negli anni 70 l'idea era soprattutto legata all'assistenzialismo, cioè per sintetizzare, per semplificare, dar da mangiare e dar da dormire ai bambini e fornire loro un'educazione e un'istruzione.
Nel corso degli anni questi amichetti o fratelli, quando ci sono, la sera però si ritirano nelle loro stanze, diciamo, seguite da personale femminile notturno, e poi la mattina dopo, come gli altri bambini, vanno a scuola e tutte queste. Abbiamo notato che questa nostra proposta è stata ben accettata dai servizi dei tribunali, e un po' alla volta stiamo accogliendo le bambine, gradualmente ovviamente, e al momento ce ne sono quattro, peraltro sono tutte di Fasano. E oggi abbiamo organizzato una conferenza stampa, sulla statua di Don Sant'Eperna. Io sto molto attento quando diamo un oggetto di discussione, di argomentazione. Devo dire che come conferenza stampa la presenza di giornalisti, di televisioni, io non ne vedo. E allora sono costretto a sottolineare l'assenza della stampa, la società civile non interviene. Chi deve fare comunicazione non interviene. No, si scrive per esempio, no, sui giornali, che la caviglia di Ronaldo si è spezzata, si è fratturata, e non ci preoccupiamo invece di questi problemi. Ecco perché io poi con la stampa, con i giornalisti, con la televisione, no, scrivono, no, cose che o fanno vedere delle immagini che interessano poco, quando invece sotto la cenere ci sono tanti problemi, e ce ne sono. L'opera dei Guadagnani, il messaggio forte che ha lanciato Don Sant'Eperna dalla sua epoca, oggi la società proprio lo rifiuta, non lo accetta. Io non volevo intervenire stasera, però ecco, intorno a me sono...